Sotto la prua delle barche saltano veloci i delfini, quasi danzassero, giocosi e vivaci. Laddove il mare si confonde con il cielo, tra la costa e il largo, si incontrano talvolta i più grandi animali vissuti sulla terra, le balene. Le balene e i delfini sono mammiferi, ma al contrario di cani e gatti, vivono e si riproducono esclusivamente in mare. Le balene contano una decina di specie, lunghe tra i 9 e i 33 metri. Loro, che sono le più grandi, si cibano di alcuni fra gli animali più piccoli al mondo, come pesciolini e gamberetti, che vivono insieme in banchi. Per catturare le loro prede, le balene si immergono anche a qualche centinaio di metri di profondità e spalancano l'enorme bocca sui banchi di pesce. A volte le balene cantano. Nel mare, infatti, la luce si propaga per distanze brevi, non oltre 200 metri di profondità. Il suono invece supera distanze notevoli, fino a centinaia di chilometri, e serve ai cetacei per comunicare tra loro, incontrarsi, amarsi e riprodursi. Permette ai cuccioli di mantenere il contatto con la mamma, ai maschi di corteggiare le femmine, a tutti di scambiare informazioni sul cibo e sui pericoli. Nei nostri mari le stenelle sono i delfini più frequenti, i più spettacolari. Si cibano di pesci e calamari, che catturano frequentemente nelle ore di buio, dando vita a veri e propri cori subacquei, con ritmi da musica flamenca. Tra i delfini i più strani sono i grampi. Da piccoli, quando nascono, sono di colore grigio chiaro, poi si scuriscono. E con l'età ritornano ad essere bianchi e tutti graffiati, quasi fossero vecchi, rugosi esseri umani. I grampi talvolta si comportano in maniera tutta particolare, si mettono a testa in giù e fanno emergere la coda in verticale, quasi la volessero usare a mo' di vela. Purtroppo altri, questa volta non animali, riempiono i mari di suoni, quasi a intasare tutti i canali di comunicazione delle balene. Infatti le navi mercantili, quelle militari, i pescherecci, i traghetti e anche le imbarcazioni da diporto scorazzano sempre più numerose nelle acque del globo e spesso coprono i canti delle balene, persino spaventandone alcune a morte. Ma anche le costruzioni che l'uomo realizza sulla costa, i porti, le dighe, sono costruiti e dragati con l'ausilio di navi, pontoni e attrezzi che producono forti e penetranti rumori. Poi le torri petrolifere, le esplosioni prodotte in mare e tutti gli altri frastuoni mettono in serio disagio le balene, i delfini e una miriade di altri cetacei. Negli ultimi 8 anni sono stati raccolti i canti dei cetacei per vaste zone dei mari italiani. Si sono sviluppati anche nuovi sistemi di indagine sui cetacei e sul loro ambiente. Tra questi si è pensato di posizionare strumenti autonomi, detti pop-up, sul fondo del mare, per registrare i suoni che indicano appunto la presenza e le attività dei cetacei. Le boe vengono posizionate a profondità diverse, fino a 1300 metri. In seguito, con delle semplici lampadine, si effettuano delle stazioni di calibrazione. Scoppiando a una data profondità, il rumore dell'esplosione crea un segnale, registrato dalle boe, che permette di definirne l'ora e la posizione. Dalle registrazioni ottenute risulta che le balenottere del Mar Ligure potrebbero aver ricreato un dialetto molto differente dalle loro cugine dell'Atlantico. In base ai suoni registrati è stata riscontrata una vocalizzazione diversa, più bassa e potente rispetto a quella dell'Atlantico, che probabilmente serve alle balenottere a sopravanzare i diversi rumori insiti nell'ambiente. Questi, nella zona del Mar Ligure in particolare, sono molto intensi. I suoni forniscono infatti anche una moltitudine di preziose informazioni sullo stato del mare, sul clima e sui fattori di disturbo per i cetacei.
do 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 do